Ciao ragazzi, come state? Ho deciso di fare questo video perché mi mancate, ma anche se mi fate arrabbiare brutto, vi voglio un bene dell'anima. È un modo comunque per tenerci in contatto e per chiarire alcuni argomenti. Innanzitutto vi chiedo scusa perché può darsi che arrivino da un momento all'altro i miei bambini che fanno un po' di confusione, ma anche loro sono in casa con me. Cosa andiamo a fare oggi? Un ripasso su quello che abbiamo fatto ultimamente, di cui avete gli appunti on your exercise book, e quindi guardateli, e un approfondimento, diciamo, ok? In più vi lascio degli esercizi, potete confrontarvi con me su Edmodo quando volete. E se avete delle domande di grammatica che riguardano, possono riguardare tutti, scrivete sempre sulla bacheca, mi raccomando, vi rispondo lì, ok? Per quanto riguarda i compiti, li sto mettendo su Nuvola e poi ve li restituisco su Edmodo. Ora andiamo a vedere. Quello che andiamo quindi ad approfondire è il verbo che traduce in inglese il verbo dovere, quindi un obbligo, ok? Ci sono due modi fondamentalmente, una con il verbo must e uno con il verbo have to. Must è un verbo speciale come can, viene sempre seguito dalla forma base e non si coniuga al soggetto, non si unisce, ok? Quindi I must study, she must read a book, ok? Have to invece si coniuga perfettamente al soggetto. I have to, she has to, più base form. Questo è il modo in cui si formano, ok? Nella forma affermativa sono pressoché utilizzati per le stesse motivazioni, è molto difficile distinguere il significato, c'è solo una sottile differenza, ovvero che must specifica un obbligo interno, ovvero un obbligo, una necessità specifica del soggetto. Non c'è nessuna legge esterna, nessun condizionamento esterno di qualsiasi tipo, nessuna istituzione che lo obbliga a fare quella scelta. So, per esempio, would you like to come to the party? Yes, but before we must have a shower. Vorreste venire al party? Sì, però prima dobbiamo fare una doccia. Non c'è nessuno che mi dice fatti la doccia, mi devo lavare. Ok, stessa cosa. Have to ha un significato molto simile, soprattutto nell'inglese americano, si interscambiano utilizzandoli più o meno nello stesso modo. Qual è un significato, una piccola differenza che potete trovare? Have to più base form è un obbligo che può essere dettato da un'istituzione esterna. Per esempio, non so, at school we have to wear uniforms. A scuola noi dobbiamo indossare le divise, ovvero l'istituzione scuola, l'istituzione preside vuole che indossiamo le divise. Nel vostro compito c'erano sia le house chores, ok, che i doveri scolastici, ok? Le house chores preferivo che li abbinaste a must, in quanto in realtà sono dei doveri civici. Non è mamma che ce lo dice, è da noi che parte il dovere di aiutare gli altri perché viviamo in casa insieme e condividiamo questi doveri. In realtà non è un errore se avete messo have to, ok? Proprio perché sono molto simili. In più, però, se volete utilizzare have to magari con un abbinamento del genere, quello sta a significare che qualcuno vi ha chiesto di farlo e per voi costituisce una istituzione. Per esempio, my mama says that I have to do the vacuuming after lunch every day. Ok? Bene. Dove vanno a differire queste due forme? Un po' nel significato soprattutto e nella forma specifica. Nella negazione. Must ha bisogno per la negazione della particella not, quindi I must not have a shower, ok? I mustn't have a shower, ok? Nella forma contratta.
Mentre have to, avendo già un ausiliario di per sé che è il verbo do, che dobbiamo utilizzare per la negazione, utilizza la particella della negazione do, not con il do. Quindi I don't have to study because today is Saturday. Ok? Non c'è bisogno che io studi perché oggi è sabato. Ok? I don't have to study. Non devo studiare perché è sabato. Il verbo must poi è utilizzato pressoché nella forma affermativa e negativa, è solo presente. Quando andate a fare la domanda non esiste in realtà, si usa però have to sostituendo must anche nella forma interrogativa, ok? So, do you have to study this evening? Oh no, tomorrow it's going to be Saturday. It's Saturday, ok? Quindi non c'è bisogno che io lo faccia, però sto usando l'interrogativa have to. Stessa cosa nelle forme del passato, perché noi abbiamo studiato anche il passato, il past simple, si usa, had to, ok? Conseguentemente nella negativa, nell'interrogativa, did you have to? Ok? Avete tutto sul vostro libro, vi segnerò gli esercizi anche. Che cosa dire? Con il programma noi abbiamo pressoché finito le cose principali, andremo a incrementare lessico e combinazioni sintattiche nei lavori che faremo a scuola. Spero che ci rivedremo presto. Dobbiamo finire quel lavoro di ripasso sul passato. Studiate quindi e ripassate i verbi al simple past e anche al simple future, ok? Nelle varie forme. Un bacione a voi e alle vostre famiglie. A presto.